Ciao a tutti, eccoci di ritorno dal secondo evento della Lotus Cup Speed Championship che si è svolto all'Autodromo del Mugello, autodromo strepitoso. Il Mugello, guidare una Lotus al Mugello è sempre una cosa indescrivibile, stupendo, ti trasmette tante di quelle emozioni in cui sali e scendi che è veramente bello. Stiamo evolvendo, sono aumentate le macchine, abbiamo riempito il paddock del Mugello veramente di Lotus e io sono contentissimo. Tutti super contenti e affiatamento tra tutti i vari partecipanti. È bellissimo vederli, vedere 21 macchine della Lotus Speed Championship già al secondo evento e tutti i piloti che chiacchierano con quelli, con i piloti della Lotus Cup. 16 macchine anche nella Lotus Cup Italia. Veramente è stato un evento di un grandissimo successo vederli. Appunto parlare e scambiarsi le opinioni su quello che sono le traiettorie, la regolazione dell'assetto e queste cose qui è veramente incredibile. Grandissimo supporto dei club che li ringrazio ancora, il Lotus Sporting Club, il Lotus Club Roma e il Lotus Team Italia che hanno fatto e stanno facendo un lavoro davvero egregio, grazie mille. Ma visto che evolviamo, entriamo un po' nel tecnico, oltre a dirvi, beh, chiaramente chi sono stati i partecipanti di questa Speed Championship al Mugello, entriamo un po' più nel tecnico. Andiamo a fare, io adesso voglio fare un'analisi di come hanno girato. Adesso io qui davanti a me mi sono preparato tutti i fogli che mi servono con i tempi di prove libere 1, tempi di prove libere 2, tempi di prove libere 3, perché è molto importante. Il Mugello è stato un bellissimo evento e vario, perché il primo turno è stato asciutto, il secondo turno è stato bagnato e il terzo turno è stato asciutto, ma non era proprio completamente asciuttissimo, era asciutto, ma aveva smesso di piovere, la pista era andata a asciugarsi e quindi all'esterno dei cordoli, così c'era ancora qualche spazio bagnato e quindi si doveva rischiare un pochino, no? E allora partiamo dalle prove libere, appunto. Prove libere 1, allora abbiamo visto Denis Bombini con un Exige 350. Chiaramente preparata da PB Racing, infatti faccio comunque i complimenti ai ragazzi da PB che hanno fatto un super cannone e Dennis l'ha dimostrato al Mugello. Quindi, allora, primo turno di prove libere, Denis Bombini ha fatto il primo tempo, secondo crono è stato Romualdi, Denis ha fatto 2:11:00 e 2:12:00 e 6 ha fatto Romualdi. Romualdi, ricordiamo, anche lui guida veramente fortissimo, anzi faccio i complimenti, e lui ha un Exige Cup, dopo andremo a analizzare anche un po' le macchine. Mauro Rosconi che ha un Exige Cup 380, 2:12:08, subito lì attaccatissimo a Romualdi. Chi ha fatto il vero gap è stato proprio Denis Bombini che 2:11:00 contro i 2:12:06 sono un secondino e 6 che non è a posto, ma infatti Denis ha dimostrato di essere molto a suo agio al Mugello. Luca Flaccadori che con una macchina completamente stock, lui ha un Exige LF1 completamente stock, ha solo lo scarico, però è proprio tutta di serie. 2:13:06. Alfredo Fattenotte, mitico Alfredo, che ha un Exige MK2 con il motore Toyota 2ZZ, compressore volumetrico preparata, quindi diciamo che arriva più o meno a un 300 cavalli ed è una macchina leggera perché pesa intorno ai 900 kg, quindi un ottimo rapporto peso-potenza, però lui la guida in un modo spettacolare. Vederlo andare è veramente, veramente bello perché pennella tutte le curve ed è sicuramente è una cosa da vedere. Walter degli Effetti con l'Evora 400, anche lui è una macchina ben preparata. Poi Birribicchi con l'Elise, con un Elise, Francesco Valeri
con un Elise MK1 si è messo all'ottavo posto. Pensate che cosa ha fatto Qualeri e quanto dimostra di essere ancora comunque performante la vecchia Elise MK1, macchina che è nata, progetto che è nato nel 95, le prime si sono viste nel 96, 94 anche. Poi Mauro Onofri, Nicola Sorrentino, Matteo Ovi, Daniele Lombardo, Marco Florio, Luca Silva con un Exige Cup Trottanta, Riccardo Nucci al 15° posto. Ecco, la prestazione di Nucci è stata un po' condizionata da un problemino che ha avuto all'ingresso, aveva una vibrazione strana, poi i ragazzi della PB hanno risolto subito, sono riusciti prontamente a risolvere per il secondo turno, quindi infatti lui poi è entrato in secondo turno. E ha iniziato a girare ben più forte. E ricordiamo che Riccardo Nucci aveva partecipato anche delle gare della Lotus Cup Italia, ed è un altro che va veramente forte. Davide Verascina, che è il presidente del Lotus Club Roma, Giacomo Maurizio, 17ª posizione, Barbara Reale, presidente del Lotus Sporting Club, in 18ª posizione. Allora, diciamo che da quello che emerge appunto dal primo turno, io volevo andare a vedere un attimo quello che sono le varie velocità, perché poi cosa succede? Allora, primo turno abbiamo detto era completamente asciutto, secondo turno colpo di scena, autodromo bagnato, e sappiamo benissimo che nella speed si corre con le macchine stradali. Macchine stradali che quindi corrono, non hanno la possibilità di avere delle slick e delle rain, quindi è veramente difficile e ci vuole un pelo così. È veramente, ci sono dei punti, non lo dico per usare un francesismo, anzi lo dico, è da cagarsi addosso. Mauro Rosconi ha fatto una roba che è veramente impressionante. Allora, Mauro Rosconi nel turno bagnato ha il coraggio di girare in 2,29,5. 2,29,5 col bagnato, con le gomme stradali, non con le rain, col bagnato, con le gomme stradali. Secondo tempo, altro super pelo, Alfredo Fattenotte, 2,33, ma rendetevi conto del gap, 2,29,2,33. Rusconi ha fatto veramente un altro mestiere in quel turno lì, ha dimostrato di avere una grandissima sensibilità sul bagnato. Denis Bombini 36,5 e poi così via. Biribicchi si è messo lì davanti comunque con una macchina inferiore agli altri, però comunque ha fatto 2,40, anche lui un tempone strepitoso perché davvero riuscire a mettere dietro delle V6, ha messo dietro addirittura Romualdi che ha una V6 Cup. Lì poi magari conta anche molto la regolazione dell'assetto, magari adesso nello specifico Biribicchi aveva una macchina un po' più morbida, invece Romualdi aveva la macchina più dura, perché poi sappiamo benissimo che purtroppo a causa della non piena conoscenza di cosa vuol dire fare un assetto a una macchina, c'è il luogo comune che la macchina è super rigida, tiene tanto a strada, tutti rigidi, inchiodati, vanno tutti con delle molle che sembrano che debbano decollare con lo Space Shuttle, ma la macchina rigida non è vero che tiene di più la strada. Anzi, ci vuole una macchina fatta bene, ci deve essere un giusto compromesso tra tutto. Quindi Luca Flaccadori, poi Riccardo Nucci, anche lui grandissimo, grandissimo sul bagnato, comunque ha dimostrato di essere veramente forte. Poi Matteo Ovi, Marco Florio, Walter degli Effetti con l'Evora 400, che guidare un Evora 400 sul bagnato non è, però secondo me guidare un Evora 400 sul bagnato è probabilmente più semplice di un Exige. Poi è chiaro che bisogna sempre vedere assetto, molle, pneumatici che vengono utilizzati, però bravo veramente anche a Walter che comunque ha dei pesi in gioco che sono nettamente superiori a quelli dell'Exige o dell'Elise. Nicola Sorrentino, Davide Verracina che comunque sul bagnato ha dimostrato, vedete, è risalito molto rispetto al primo turno sull'asciutto,
è risalito di ben 3 posizioni, quindi su Bagnato viene fuori un po' di più il pilota. Poi Daniele Lombardo, Luca Silva, Giacomo Maurizio, anche lui su Bagnato, anche Giacomo è risalito ben di 2 posizioni, quindi complimenti anche a Giacomo. Mauro Nofri, Francesco Valeri e Flavio Tommasini. Arriviamo al terzo turno dove appunto ho detto prima che era asciutto però non completamente asciutto, bisogna stare attenti a non uscire troppo dal manto della pista e dai cordoli perché l'acqua era lì, in agguato. Denis Bonvini, tempo pazzesco. Mi viene la pelle d'oca ancora adesso perché ha stampato un 2.09.0 sull'asciutto con una macchina stradale. Sicuramente ben preparata, sicuramente ben gommata, con dei grandissimi, bellissimi cerchi forgiati, però lui è andato veramente, veramente, veramente forte. Secondo tempo, Mauro Rusconi, Rainman, che l'avevamo visto sul Bagnato andare in un modo incredibile, 2.11.0. 2.11.0 vuol dire 2 secondini a distanza di Dennis. Dopo andremo a analizzare un po' anche le macchine, perché queste differenze di tempi hanno dei significati, hanno dei motivi che carta alla mano, numeri e scienza dimostreremo. O meglio, dimostreremo, vi spiegherò quali possono essere le variabili che possono condizionare questi tempi. Alfredo Fattenotte, terza posizione, Enrico Romualdi, 2.11.2, subito a ridosso di Mauro Rosconi, quindi solo 2 decimini con la sua cap, con la sua Exige Cap, a soli, ricordiamo, Exige Cap 3.50. Anche la sua un po' preparata, però soli 2 decimi dalla Cap 80 tutta di serie di Mauro Rusconi. Alfredo Fattenotte, che non si fa chiaramente mancare nelle prime 5 posizioni, con la sua Exige MK2, mette la macchina davanti a Luca Flaccadori con l'Exige V6. Ricordiamo, Exige LF1 super serie limitatissima, tutta stock. Poi Matteo Ovi al sesto posto, Walter Degli Effetti ritorna su al settimo posto, Riccardo Nucci all'ottavo posto, Marco Florio al nono posto, al decimo Biribicchi, all'undicesimo ritorna su anche lui Francesco Valeri con l'Elisa MK1, Luca Silva Exige Sport 380 in dodicesimo, poi Daniele Lombardo, Nicola Sorrentino con la sua Elise 220 preparata, un po' preparata, Mauro Onofri, Davide Verracina, Flavio Tomasini e Giacomo Maurizio. Quindi, allora, adesso andiamo un po' a analizzare quello che sono. Io qua poi ho riepilogo con la divisione per le classi V6, che così me le sono separate per cercare di fare un'analisi un po' più chiara. Allora, andiamo a vedere appunto la classe delle V6. Nella classe delle V6 noi vediamo, allora, il tempo migliore è stato fatto da Denis Bonvini. Denis Bonvini che ha fatto un super tempone. Allora, se devo fare un'analisi tra le varie macchine, lo vedo, vado a prendere le velocità di punta che hanno fatto. Allora, le velocità di punta che hanno fatto, diciamo che abbiamo una sorta di due gruppi, no? Due gruppi che separano, fanno rientrare Flaccadori e Romualdi nella stessa categoria e Rusconi e Bonvini nell'altra. Perché? Perché Rusconi e Bonvini sono gli unici ad aver superato il muro dei 240 km all'ora, quindi dimostrando di avere comunque un gran bel motore. Vanno forte perché Rusconi nel primo turno ha fatto la velocità più alta con 245,4,
Bonvini subito a ridosso con 240,3, Aimè Romualdi 237,8 e Luca Flaccadori 237,3. Però Flaccadori ha la macchina completamente di serie. Analizziamo le macchine. Allora, Exige Cup 380 per Rusconi, quindi macchina molto leggera, più o meno pesa un centinaio di chili in meno all'incirca rispetto all'Exige di Bonvini o all'Exige di Flaccadori, che è quella che pesa un po' più di tutte, e anche rispetto alla Cup di Romualdi. Quindi diciamo che le velocità di motore della Cup 380, chiaramente la Cup 380 va molto forte, motore di Bonvini anche suo va molto forte, perché se bene o male addirittura nel terzo turno è stato Bonvini a fare la velocità più alta con 2,45,4 e Rusconi 2,43,2, Romualdi di nuovo 2,38,9 e Flaccadori addirittura 2,31,7. Quindi diciamo che Bonvini e Rusconi erano sempre costantemente sopra i 240 km all'ora, mentre gli altri due erano sempre sotto. Ricordiamo che Romualdi anche lui ha una Cup, che quindi è una macchina abbastanza leggera. Quindi direi che forse facendo l'analisi, tra tutti, considerando il peso superiore della macchina di Bonvini, direi che probabilmente il motore più performante è quello di Bonvini. Il secondo più performante è quello di Rusconi, perché chiaramente è una Cup 380 che va veramente forte, perché già di serie esce che è un bel cannone. E poi abbiamo quello di Romualdi, che è più veloce della Exige 350 V6 di Flaccadori, perché chiaramente è completamente stock ed è una macchina un po' più pesante. È una macchina un po' più pesante. Questo per dire che poi vedete, se si vanno a analizzare bene i tempi, Romualdi dimostra di essere uno comunque che guida veramente forte. Guida forte perché nel primo turno ha fatto il secondo tempo e nel terzo turno ha fatto il terzo tempo, ma solo i 2 decimi da Rusconi. Quindi se avesse probabilmente qualcosina in più non sarebbe male. Quindi sicuramente un po' di motore gli darebbe una mano, però è chiaro che poi comunque la differenza grossa, sì, il motore conta, perché conta chiaramente quando sono, perché poi la cosa bella è che comunque sono alla fine lì attaccati per decimi, a parte Denis Bonvini che ha dato una zampata, però sono comunque tutti sempre lì ben attaccati ed è per questo che voglio fare questa analisi. Dei tempi per far capire un po' chi magari ci ha messo un po' più di guida in alcune situazioni e chi ha un po' più di macchina in altre. E però il motore conta, però conta tanto anche la regolazione dell'assetto, come viene, tutto il complesso della macchina deve essere regolato bene e deve funzionare bene. Poi è chiaro che in una situazione come Mugello, dove ci sono state prove libere così diverse tra un turno e l'altro, perché un turno asciutto, un turno bagnato, un turno asciutto ma non completamente asciutto, è chiaro che crei magari delle differenze, perché c'è qualcuno che riesce a prendere confidenza più velocemente rispetto a un altro, e questo chiaramente si può avvantaggiare. Però ecco, questo è per fare un po' il punto della situazione. Quindi andiamo ora a tirare le somme, un riepilogo delle prove libere, dividendo le vetture per categorie tra V6, Elise, Exige e via dicendo. Allora abbiamo, beh, degli effetti che ha fatto segnare il suo tempo migliore con 2,17,7 e quindi diciamo che è in testa a la classe appunto delle Evora 400, la classe Open. Poi abbiamo Bonvini,
che ha fatto il miglior tempo delle Exige V6, secondo Mauro Rosconi, complimenti ancora Mauro per il turno sul bagnato, e Enrico Romualdi, complimenti anche lui per la guida, perché abbiamo visto che ha un leggero gap rispetto agli altri di motore, però comunque è lì, perché è lì a pochissimi decimi. Luca Flaccadori, che ha una macchina completamente stock, e Luca Silva in quinto. Passiamo quindi alla classe delle Elise, delle Exige 1008, delle macchine un po' più piccoline, quindi la classe SP2, e vediamo. Quindi Alfredo Fattenotte, super tempone, ha fatto il primo tempo appunto nel terzo turno di prove libere. Il secondo tempo è andato a Matteo Ovi con un Elise 220. Il terzo tempo è andato a Riccardo Nucci. Il quarto tempo è andato a Daniele Lombardo. Il quinto a Marco Florio e il sesto a Nicola Sorrentino. Nicola Sorrentino, che poi aveva, poi via via sono andati, è arrivato Tomasini. Tomasini ha fatto appunto il settimo tempo e poi l'ottavo Giacomo Maurizio. E diciamo Nicola Sorrentino che ha avuto qualche problemino perché nel primo turno aveva girato molto meglio, poi ha avuto un problema con il cambio. Perché ha la quarta marcia che gli usciva. Questo è un problema che potrebbe capitare perché chiaramente quando le macchine vengono usate in un modo abbastanza aggressivo e quella di Nicola inizia ad avere un po' di chilometraggi e di chilometri di pista ne ha fatti, è chiaro che gli intervalli di revisione di un cambio vadano un po' ravvicinati. Lui si è trovato con il sincronizzatore della quarta marcia che non era per niente in forma, perché poi abbiamo provato la macchina, in effetti gratta tutte le volte che inserisce la quarta, e questo l'ha ostacolato non poco, perché in un circuito come Mugello non riuscire a inserire la quarta marcia con una certa velocità, è chiaro che io lo dico sempre, un consiglio che do, con il cambio, con i sincronizzatori, è chiaro che uno non possa sbattere dentro la marcia come se non ci fosse un domani e pretendere che entri. Bisogna stare tranquilli, dargli il tempo nel passaggio dalla seconda alla terza, dalla prima alla seconda, in tutte le marce, fare una micropausa e poi innestare la marcia. È inutile tirare in una volta e non, no, perché il cambio con i sincronizzatori non hanno la possibilità di riuscire a innestare il rapporto così velocemente, quindi bisogna essere un po' più lenti e precisi per riuscire a essere veloci. Passiamo poi alla classe SP3 che ha visto Valeri con il miglior tempo, grandissimo con l'Elise MK1, dimostrando appunto che è ancora super performante con la macchina. Secondo tempo Biribicchi, terzo tempo Verrascina, poi Mauro Nofri e Barbara Reale. Quindi non mi resta che fare ringraziamenti. Per primi ringrazio chiaramente tutti i miei ragazzi e la PB Racing che stanno fa veramente facendo un lavoro incredibile, a partire dall'organizzazione, quindi Mao, Ambra, che stanno facendo veramente un lavoro strepitoso, tutti i meccanici che sono veramente super, super disponibili e stanno facendo delle cose pazzesche. E poi gli istruttori della Driving Academy, istruttori della Driving Academy che poi sono anche piloti della Lotus Cup Italia e che come sapete salgono di fianco nei primi due turni di prove libere, salgono di fianco ai Lotus Driver della Speed Championship per indicare a loro il miglior modo e con la maggior sicurezza per poter affrontare le curve di ogni tracciato su cui andiamo. Quindi ringrazio Fabio Radice, Giuseppe De Virgilio, Franco Nespoli, Giacomo Giubergia e tanti altri anche piloti della Lotus Cup appunto che partecipano e che si rendono disponibili. E poi ringrazio chiaramente i presidenti dei Lotus Club, in particolare Barbara Reale, Lotus Sporting Club, Davide Verrascina, Lotus Club Roma,
e Stefano Bergamaschi e Andrea Di Marcello del Lotus Team Italia. Grazie a tutti. Già dal prossimo evento avremo delle belle, per non dire bellissime, novità. Stiamo lavorando tantissimo per cercare di crescere sotto molti punti di vista. Abbiamo analizzato con i vari presidenti alcune cosine che possono essere simpatiche da modificare e che sicuramente vi piaceranno. Ricordate di mettere like, iscrivervi al canale. Ciao a tutti!